che maleducazione. Buongiorno, buongiorno e buon giovedì 2 novembre. Allora, oggi la nostra puntata partirà inevitabilmente dallo scherzo Gate, lo scherzo di Halloween, lo scherzo dei russi fatto alla nostra Presidente del Consiglio. Perché? Perché cercheremo di mettere a fuoco tutta una serie di dinamiche che in realtà risultano inquietanti, al di là di quella conversazione, al di là dei contenuti che sono poi emersi detti da Giorgia Meloni, ma ci sono una serie di domande che ci dovremmo necessariamente fare. La prima: perché tutto questo tempo tra la pubblicazione dello scherzo, che è avvenuta appunto ieri, il primo di novembre, e il 18 settembre, che è il giorno in cui questo scherzo è avvenuto? C'è altro? Abbiamo davvero sentito tutto? Oppure ci dobbiamo aspettare che ci sono anche altre novità, altre cose che non sono state pubblicate? E poi ancora, i due protagonisti di questo scherzo, questi due comici, questi due star radiofoniche russe, sono davvero soltanto due star radiofoniche? Oppure hanno anche dei rapporti molto molto stretti con il Cremlino? Da qui partiamo con ospiti davvero di primissimo piano, per poi continuare a seguire e monitorare quello che avviene in Medio Oriente. Domani Blinken incontrerà nuovamente a Tel Aviv Netanyahu, e Biden, il presidente americano, ha detto che è necessaria una pausa per fare uscire gli ostaggi. Vi proporremo poi un'intervista esclusiva realizzata all'ambasciatore di Teheran a Roma. Il nostro Francesco Magnani lo ha incontrato, e in questa fase sentire che cosa dice il plenipotenziario dell'Iran in Italia è molto interessante. Ci sono anche delle accuse molto forti rispetto all'Europa e rispetto alla posizione dell'Italia assunta da Giorgia Meloni. Do il benvenuto ad Achille Occhetto, buongiorno. Ultimo segretario del Partito Comunista Italiano, ma primo segretario del Partito Democratico della Sinistra. Uomo che forse nel corso della sua vita, a sua insaputa, ha incontrato, ha avuto incontri con gli uomini del KGB, ma questo forse non lo sapremo mai, ne parleremo. Buongiorno, buongiorno, caro segretario Occhetto. Marco Mancini, bentornato, grazie, dirigente del DIS 007, mai in pensione, ex capo dei servizi, buongiorno e benvenuto, grazie per essere con noi. Il suo libro in testa a tutte le classifiche, edito da Rizzoli, ve lo facciamo rivedere. Buongiorno Mancini, e la sua presenza mai è importante come oggi, perché ci sono una serie di dettagli che proprio con lei vogliamo sciogliere. Marco Imarisio, Corriere della Sera, buongiorno. Buongiorno a voi. Profondo conoscitore delle cose russe e non solo. Vediamo i nostri collegati. Intanto saluto il collega della Stampa, Francesco Semprini, che è collegato da Tel Aviv, e poi veniamo subito da te. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Semprini, voi, alloggia in uno dei quartieri popolari di Tel Aviv e ci racconterà quello che sta vedendo in queste ore. Ludovica Ciriello si trova davanti ai palazzi, adesso arrivo subito da te per darti buongiorno, la linea. Buongiorno David. Saluto intanto anche Fuad Rueia, che ormai lo conoscete, segue ogni giorno per noi la televisione Al Jazeera, uno dei più importanti gruppi di informazione del mondo arabo. Ludovica, io partirei arrivo subito da te. Prima però vediamo di che cosa stiamo parlando e ascoltiamo questo scherzo telefonico dei due comici russi a Giorgia Meloni. È un pezzettino, ma da qui dobbiamo partire. Prima i fatti e poi i commenti. Vai. How do you estimate the conflict in Europe between Ukraine and Russia? How long it will take to understand it is what is the position? You had conversations with President Biden and others, so. Well, I see that there is a lot of fatigue, if I have to say the truth, from all the sides. We near the moment in which everybody understands that we need a way out. I've got some ideas about it, on how to manage this situation, but I'm waiting to the right moment to try to put on the table these ideas I've got. Allora, come avete sentito, la parola chiave di questa conversazione, i due comici si sono finti una sorta di plenipotenziario africano che chiama la Meloni, e lei dice c'è molta fatica, quasi a dire fatica, sia nell'opinione pubblica italiana, sia anche forse del governo in questa fase. Sto aspettando il momento giusto per fare un passo avanti. Mancini, posso intanto partire subito da lei, cercando di capire,
prima di provare a ricostruire come è stato possibile che due comici russi, chiamiamoli comici per ora, siano arrivati a parlare con col nostro Presidente del Consiglio, il significato, che cosa lascia sul terreno questa telefonata da un punto di vista anche internazionale? Ritengo che i due comici, così definiti, non siano solo comici. Non funziona in Russia così, insomma, in Russia se queste persone possono agire così in maniera indisturbata, scegliendo dei target internazionali come il nostro Presidente del Consiglio, c'è una struttura dietro, esiste una struttura dietro che non può essere che l'intelligence russa, che favorisce queste attività. Ritengo che per poter incidere così direttamente sul Presidente del Consiglio, che ritengo sia vittima, in questo caso il nostro Presidente del Consiglio è una vittima di quello che è successo, certo, occorrerebbe avere un filtro intorno a lei, un filtro che permette che queste azioni di disturbo, che provocano poi anche a livello internazionale una caduta molto rilevante, non si verificano più. Marco e Marisio, dalla tua esperienza ora sentiamo un'altra di queste clip in cui Giorgia Meloni si lascia andare, parla del suo rapporto con la Francia, in particolare con Macron, e lo ascolteremo. Ma che impatto ha avuto questa telefonata di Giorgia Meloni? Perché è normale che si usi un registro pubblico e poi ci sono i colloqui riservati tra i capi di Stato e di Governo. Questa è una cosa, diciamo, scopriamo l'acqua calda, ma è naturale che sia così, non è questione di deep state o complotti. È normale che un capo di Stato e di Governo usi un registro con un proprio omologo e in pubblico ne usi un altro. E Marisio e poi Achille Occhetto anche su questo. Io sono d'accordo con l'analisi fatta da Marco Mancini. Certe cose non avvengono per caso. Non sono due comici, sono due prankster, sono due giornalisti, più o meno giornalisti, specializzati in scherzi telefonici. Leggo molto brevemente l'elenco delle persone che sono state vittime dei, sì, loro scherzi, sono state raggiunte telefonicamente, no? Una volta Macron, una volta Boris Johnson, il premier canadese Trudeau, il vicepresidente degli Stati Uniti, l'ex presidente ucraino Piotr Poroshenko è caduto in trappola 5 volte, Zelensky 3, poi in ordine sparso Erdogan, il senatore McCain, Stoltenberg, presidente della NATO, Mikhail Gorbachev 3 volte, il pugile sindaco di Kiev, Klitschko, Elton John, la scrittrice Rowling, l'autrice di Harry Potter, alla quale le chiesero se potevano cambiare il simbolo, il tatuaggio di Harry Potter in un simbolo ucraino, ok? Lei rispose che ci doveva pensare, ovviamente. Allora, ovviamente, Stephen King, per capirci, il famoso romanziere americano, certo, è caduto nella loro trappola. Ora, tu David fai il giornalista, sai benissimo, è difficile avere un elenco di numeri riservati, di numeri telefonici che spazia da Stephen King alla Rowling, autori letterari, fino ai più importanti capi di Stato. Certe cose non avvengono per caso. E non in Russia non si va in onda alle 23:30 sul primo canale russo per caso, senza essere, diciamo, autorizzati. Infatti, loro si dichiarano filo putiniani, e in questo, come dire, non potrebbero fare altro, peraltro. Ecco, quindi certe cose non avvengono mai per caso. Poi infatti, io sono anche d'accordo. Come tu dici, due indizi a questo punto fanno una prova. Vi voglio far vedere, e torno da te subito, con Michela Rubortone, chi sono i due comici. Il nostro Marisio già ci ha un po' fotografato la storia di queste due persone, ha ricordato quale può essere la difficoltà di avere numeri diretti di capi di Stato e di Governo, poi specialmente quando uno arriva a quelle cariche lì è facile che abbia anche due telefoni, cioè che abbia il suo storico numero che abbiamo sempre utilizzato e poi un altro. Tutti noi cronisti che abbiamo seguito la politica abbiamo il numero di Giorgia Meloni, ma è molto verosimile che ne abbia un altro e che abbia anche dei filtri, no? Perché non è più la leader dell'opposizione. Vediamo questa scheda che ci racconta questi due personaggi, chi sono. La nostra Rubortone lo ha fatto. Poi lui.
Giorgia Meloni speaking. Hi, dear Prime Minister. Nice to hear you. Nice to meet you. So, thank you for your time and. How are you? Giorgia Meloni ha un capo del telefono, i comici russi specializzati in scherzi dall'altro. Boban, 37 anni, laureato in legge e giornalista, e Lexus, 36, un tempo redattore di cronaca, mettono in scena lo stesso copione da anni. Si fingono qualcun altro, in passato Greta Thunberg, Macron o Zelensky, per strappare all'interlocutore una frase di troppo, in linea con la narrazione russa sul conflitto russo-ucraino. Questo attirano il sospetto di essere complici dei servizi segreti russi, anche per la facilità con cui riescono a mettersi in contatto con vittime così illustri. Nonostante lo stupore delle opposizioni, Meloni è in ottima compagnia. Nella lista di beffati compaiono l'ex segretario di Stato americano Kissinger, la presidente della BCE Lagarde, il presidente turco Erdogan e l'ex cancelliera tedesca Merkel. Al telefono con Elton John, Boban finse di essere addirittura Vladimir Putin. Oggetto della telefonata, un invito a Mosca per discutere la questione degli omosessuali. But I would love to sit down with the president and discuss things face to face because I think we can solve many issues together. Allora, attraverso lo scherzo in realtà si pongono all'attenzione dell'opinione pubblica russa e non solo delle questioni fondamentali, perché queste due persone in qualche modo riescono a carpire qual è il vero pensiero dell'Occidente, tant'è che se avete visto, il Mariso lo ha raccontato prima, i bersagli, i target, le persone scelte, non sono mica state scelte a caso. Uno dice, vabbè, ha fatto solo uno scherzo a Elton John per introdurre la questione del tema dell'omosessualità in Russia, oppure hanno scelto Kissinger, insomma, scelgono dei target molto, molto, molto precisi. Voglio chiedere a Occhetto, che insomma, nella sua storia ha avuto un ruolo di primissimo piano anche nella storia della Repubblica, è stato uno dei più importanti leader del partito d'opposizione, probabilmente qualche rapporto col KGB a sua insaputa l'ha avuto. Come vittima? Come vittima, casomai. No, non dico mica certo colluso con i servizi russi, per carità. Ma lei che idea si è fatto, no, segretario Occhetto, di tutta questa vicenda? Mi interessa molto la sua opinione. Ma devo dire che è una parentesi nelle angosce che abbiamo su quello che avviene, e quindi io oggi sono molto incavolato del fatto che si parli di questo, ma questo è anche un risultato dell'iniziativa russa. È anche un risultato che ci deve fare riflettere su una cosa più in generale. Io sono d'accordo naturalmente con tutto quello che è stato detto e soprattutto detto da esperti dei servizi e concordo con tutto. E sicuramente ci sono i servizi dietro a questo. E dietro ai servizi c'è una linea sulla quale Putin è stato molto attivo. Qual è? È una linea di carattere psicologico, politico, informativo che è capace di entrare nelle pieghe dei problemi delle opinioni pubbliche occidentali. E loro hanno individuato che la stanchezza c'è soprattutto in Italia. E quindi è interessato in questo momento introdurre questo tema nell'opinione pubblica. Cioè lei dice la pubblica. Capacità, lei non so se l'ha mai conosciuto Putin in passato, no? Forse no. Però lei dice questa capacità che ha Putin di capire qual è il problema grande che abbiamo in Occidente, qual è la nostra criticità più forte, il nostro punto debole, potremmo dire? È la capacità di informarsi e quindi di introdurre poi degli elementi di informazione che sono tali da poter lavorare sull'informazione che ha avuto. Quindi credo che questa iniziativa, questo risponde alla domanda perché adesso, ma non lo so, ma è una delle ipotesi, individua un elemento di debolezza. Ma quando lei faceva politica in prima linea da segretario del più importante partito comunista d'Occidente, perché tale era il partito comunista guidato da Achille Occhetto, immagino che vi fosse, oltre a tutto un sistema di sicurezza che era garantito anche dal servizio d'ordine degli uomini, delle compagne e dei compagni del PC, ma insomma c'era una sorta di tutela del segretario del partito, no? Cioè non è che era facile arrivare ad Achille Occhetto, immagino, all'epoca. Beh sì, bastava la mia segretaria che era un Cerbero, quindi non c'era un problema, non c'avevamo bisogno di grandi servizi segreti. Oltretutto noi sapevamo che non ci si poteva fidare dei russi prima di essere segretario nazionale, quando ero segretario... Cioè lei già dice, io da leader del PC sapevo che non ci si poteva fidare dei russi.
Sì, ma noi quando andavamo in Russia, ancora segretario della Federazione Giovanile Comunista, sapevo che nella stanza in cui ci invitavano c'erano i microfoni. E sapete cosa facevo io? Mi divertivo. Incominciavo a dire: smettetela di fare così, viva Trotsky, viva Brezhnev, sono loro che hanno fatto la vera rivoluzione. Naturalmente non mi potevano fare niente, perché sennò avrebbero confessato che... Ah, cioè lei andava lì e diceva viva Trotsky, sì. Fantastico. Va bene, allora Ludovica Ciriello si trova, adesso torno Mancini, perché torniamo alle questioni, anche questa è seria ovviamente, ma all'impatto che ha questa notizia. Ludovica Ciriello si trova ai Palazzi, come è stata presa questa notizia tra Palazzo Chigi, sede del governo, e Montecitorio, sede del Parlamento? Vai. Davide, non benissimo, nel senso che le opposizioni inevitabilmente hanno attaccato. Matteo Renzi ha parlato di dilettanti allo sbaraglio, Giuseppe Conte ha attaccato anche nel contenuto di questa stanchezza, questa fatica che la Meloni ha appunto dichiarato durante questa conversazione come insomma una doppia faccia, ha detto Giuseppe Conte di Giorgia Meloni, una in pubblico, una invece in privato. È intervenuto anche Guerini del Copasir, perché appunto, come discutevate in studio, si tratta anche di un problema di sicurezza. Se vogliamo possiamo provare un po' a ricostruire, ci siamo fatti spiegare da Conte di Palazzo Chigi, non solo, come questo è... Però intanto ti dico, per rispondere alla tua domanda sull'umore di Palazzo Chigi, l'umore non è dei migliori. Giorgia Meloni è ovviamente molto arrabbiata, anche perché da quello che... abbiamo ricostruito, non proprio come Occhetto che sapeva che c'erano i microfoni, però Giorgia Meloni avrebbe percepito durante quella telefonata qualcosa di strano, quindi in realtà ci sarebbe stato un sentore di qualcosa di strano durante quella telefonata, che lei infatti dice, ha detto al suo staff di aver chiuso più o meno frettolosamente per evitare per evitare ulteriori problemi. Partiamo nella ricostruzione dalla data, che è molto importante. La data è il 18 settembre. Giorgia Meloni qui a Palazzo Chigi ha tenuto la mattina un consiglio dei ministri, dopodiché è partita per andare a New York. Perché a New York? Perché c'era l'assemblea dell'ONU. L'assemblea dell'ONU potrebbe essere un indizio nella ricostruzione, perché è possibile che in incontri preparatori a quell'assemblea ci sia stato un avvicinamento dello staff di Giorgia Meloni proprio da vicino, e questo in qualche modo avrebbe intanto accelerato i tempi e potrebbe essere stato uno dei motivi del buco nel controllo. Perché? Perché di fatto non è facile realmente telefonare a Giorgia Meloni. C'è una cellula diplomatica, è così che si chiama, una cellula diplomatica che fa da filtro. Quindi queste persone sarebbero arrivate alla cellula diplomatica che fa da filtro appunto a Giorgia Meloni, forse probabilmente proprio da vicino, in incontri, come dicevamo, preparatori all'Assemblea delle Nazioni Unite, perché in quei giorni Giorgia Meloni avrebbe dovuto incontrare vari leader africani, quindi si sarebbero inseriti in una scia che avrebbe facilitato l'illusione di controlli. E poi ci sarebbe stata un'email con un numero da richiamare, quindi sarebbe stato proprio lo staff di Chigi, sarebbe stato David, il condizionale è inevitabilmente d'obbligo, nel momento tra il dopo Consiglio dei Ministri e il prima della partenza di Giorgia Meloni per andare appunto a New York, a richiamare a questo numero, perché a quel punto era una sorta di appuntamento fissato con quello che si spacciava per essere Moussa Faki, presidente dell'Unione Africana. Se fosse così, punto, scusami Ludovica, perché, se fosse così vorrebbe dire che è stato proprio, come dire, messo in piedi uno scherzetto, come si dice, no, ad Halloween, quando tu dolcetto o scherzetto... Ma una organizzazione... Più che dolcetto, questa è una pillola di veleno. No, assolutamente. Saluto intanto Tiziana Ferrario, giornalista, bentornata. Buongiorno. E Maria Teresa Velli, grazie per essere con noi, firma del Corriere della Sera. Mancini, ma torna questa ricostruzione? Può essere, o è semplicemente, come dire, sono stati bravi e fortunati che sono arrivati a Buca in modo molto sicuro? E ci può essere qualcos'altro, secondo te? No, se la ricostruzione così fatta dalla sua collega è vera, sicuramente c'è, oltre alla cellula diplomatica così chiamata che informa il nostro Presidente del Consiglio, ci sarà stata una cellula spionistica russa presente che ha avvicinato e ha individuato il momento giusto, adatto, dove il nostro Presidente era fortemente sensibile, in un momento magari anche di stress che ha l'Italia in questo momento, e quindi è stata penetrata una telefonata che doveva essere filtrata. Però vorrei precisare una cosa: da anni
i russi, l'intelligence russa, ha messo come target l'Italia. Tutti ricordate Walter Biot, quell'ufficiale della Marina italiana, reclutato dallo spionaggio russo. Che, certo. Gli sono stati inflitti 30 anni di carcere perché ha passato segreti ai russi. Artemus, ve lo ricordate, quel signore catturato a Malpensa, agli arresti domiciliari, con tanto di braccialetto, e poi ce lo ritroviamo in Russia e il padre di Artemus ringrazia Putin di questa evacuazione, insomma, di questa fuga. Dall'Italia sono passati molti agenti segreti del GRU, uno del servizio militare russo, e per andare a avvelenare Skripal, quel ufficiale del GRU, defezionista, presente, residente in Gran Bretagna. Qui occorrerebbe magari valutare la funzione del nostro controspionaggio, che mi permetto solo di ricordare che nel libro ho evidenziato in maniera molto precisa. Sì, c'è tutto un capitolo dedicato, ne parleremo, alla vicenda russa. Abbiamo un aggiornamento ancora da Ludovica Ciriello, che voleva completare quelle che sono le ipotesi. La prima era questa, quella di questo gruppo di persone che individua il momento e la avvicina. Su due elementi. Vai. Su due elementi, Davide, si sta ragionando qui a Palazzo Chigi. Intanto l'errore nella catena del controllo, perché dicevamo la cellula diplomatica dovrebbe filtrare. Come lo fa? Lo fa rivolgendosi alle ambasciate, ma può usufruire anche dei nostri servizi segreti, e quello probabilmente è proprio il tassello che è mancato. La cellula diplomatica è divisa per area geografica di competenza, quindi diciamo il nome che è stato fatto del consigliere diplomatico che si è assunto, diciamo, la responsabilità è quello di Francesco Talò, che è un uomo molto vicino a Fazzolari, a sua volta uomo molto vicino a Giorgia Meloni, ma il responsabile, diciamo, della cellula africana era invece Lucia Pasqualini. Ora, chi non abbia fatto i controlli, questo ovviamente non lo sappiamo, però questo del controllo incrociato con i servizi segreti potrebbe essere il tassello mancante. Poi ancora chiudo dicendoti che si è aperta ora un'indagine interna a Palazzo Chigi per capire, non ufficiale ovviamente, però si cerca di andare a fondo. Giorgia Meloni lo ha richiesto per evitare che ci siano ulteriori casi, però c'è anche un altro elemento su cui riflettere. Francesco Talò, il consigliere diplomatico numero uno, è il portatore, diciamo, della linea atlantista di Palazzo Chigi, quindi quella in qualche modo in continuità anche con Mario Draghi, quella che probabilmente non piace alla Russia di Putin. Quindi su questo anche si dovrà riflettere, perché un'ipotesi potrebbe essere che questo scherzo volesse colpire proprio questa politica di Giorgia Meloni nella persona del consigliere Talò. Però insomma, Maria Teresa Meli e Tiziana Ferrario, sembra uno scherzo politico, cioè diciamola chiaramente, uno scherzo che comunque non è che si limita al fatto due comici, divertente, ma che ha una finalità e anche un impatto politico. Beh, ha un impatto politico perché spesso, appunto, ricostruendo come è nato, questi due comici sono o no amici dei servizi, hanno utilizzato i servizi, insomma, diciamo, questi due comici nell'ultimo periodo non hanno fatto altro che imitare Zelensky. Dove, cioè, quale sia la loro orientamento e che siano, certo, diciamo, vicini ai servizi, mi pare un fatto notorio. Però si trascura quello che ha detto Meloni, perché innanzitutto io non credo alla velina di Palazzo Chigi secondo la quale lei aveva avuto qualche sentore, perché se ha avuto qualche sentore e ha detto quelle cose, peggio mi sento, cioè, perché lei comunque ha confessato la stanchezza dell'Europa di fronte al conflitto che si è aperto tra Russia e Ucraina, ha parlato male dei suoi colleghi dell'Unione Europea. Ora sentiremo, cioè, cosa ha detto di Macron tra poco. Ha detto peste di Macron, insomma, non mi pare una che fosse avvertita. Però appunto il contenuto è importante, perché il contenuto, cioè, esattamente uno fa il gioco di Putin, cioè dire che l'Europa è sfiduciata e stanca di questa, certo, di questa guerra, di questo conflitto, e che bisogna trovare una soluzione e fare il gioco di Putin, per cui è ovvio che diciamo l'impresa manda due comici, un segnale anche preciso, esatto, a Zelensky, agli alleati americani, esatto, quindi è chiaramente una cosa, diciamo, orchestrata, non è uno scherzo così di due, certo, simpaticoni che vogliono far ridere, ma è una cosa che diciamo nuoce all'immagine dell'Italia, dell'Europa, rispetto a un conflitto che è ancora in corso, anche se ce ne siamo dimenticati perché ce n'è un altro, però diciamo un conflitto, no, proprio ancora ieri in corso. È stato un attacco devastante, peraltro, esatto, da parte dei russi. Tiziana Ferrario, tra poco vediamo le burla in politica e qui, come dire, proviamo a divertirci per quanto riguarda altri scherzi che però non hanno avuto, come dire, non hanno un impatto internazionale come
come no, questo. No, anch'io devo dire che sono rimasta molto colpita, come diceva Meli, dal contenuto e dalla sincerità comunque, perché è dal livello diverso di tono che Meloni usa quando parla pubblicamente agli italiani, quando fa le sue dichiarazioni ai telegiornali, e il tono che usa con un interlocutore che lei pensa essere un plenipotenziario africano, eccetera. Sì, esatto. Quindi questa sensazione di fatica, questo suo dire io ho delle idee ma le tirerò fuori al momento opportuno. Ma questo non lo trovi normale, opportuno. Tiziana? Cioè, non è ovvio che un leader, magari anche Occhetto, parlava alla piazza dei militanti del PC, usava un tono... No, perché quello che anche l'opinione pubblica ormai dice da tempo, e allora cioè questo è anche il sentimento. Tu parli così con un leader che conosci bene, non con uno che è un perfetto sconosciuto. No, però ti dà l'idea della sensazione, della difficoltà che c'è comunque nel gestire anche questa guerra, che è uscita anche dai radar, dalle prime pagine dei giornali, ma anche in America, quando adesso hanno dovuto votare di nuovo i finanziamenti, insomma c'è stato un dirottamento diverso dei finanziamenti perché è subentrata la guerra in Israele. Quindi insomma, io credo che lei dica al telefono le cose che non dice a noi italiani e che sono però quelle che in realtà pensa. Però quindi... questo è un punto cruciale, Tiziana Ferrario, secondo me, perché le conversazioni, diciamo così, dei leader al telefono quando due capi di Stato si confrontano sui dossier, probabilmente è normale che si usi un registro di un certo tipo e non è quella, tu dici questa è una forma di ipocrisia, come dire, la doppia faccia dello Stato. Diciamo che anche quello che conta, il sentire dell'opinione pubblica, e sulla guerra in Ucraina è da tempo che comunque c'è questa fatica di cui lei parla, e non c'è solo tra i leader, c'è anche tra le opinioni pubbliche, allora c'è questo piano politico che non coincide poi con il paese. Il paese conta. Erika però, no? Antonelli ci racconta le burla in politica, poi riprendiamo da Mancini e Occhetto. Le burla in politica. Chi la fa l'aspetti, direbbero gli smaliziati alla Premier, vittima di uno scherzo telefonico dopo una lunga tradizione goliardica inaugurata anni fa proprio ad Atreju. Aiuto, presidente Cazziri, aiuto. No, ma aiuto. Conosco, insomma, la situazione, so le discriminazioni. Aiuto, aiuto, presidente. È il nostro invito di Fratelli d'Italia che è prestato a questo gioco. Visto questa volta lei è vittima. Ma le burle agli esponenti politici hanno radici molto più antiche. Celebri e temutissime le imitazioni dell'allora vice direttore di Repubblica Paolo Guzzanti. Chiamammo Flaminio Piccoli, segretario della Democrazia Cristiana, e la voce del Pertini come per dire, e si Flaminio, tu devi sapere che i socialisti sono tutti più o meno dei gran ladroni. E Flaminio Piccoli dice, ma presidente, si lo dici ti, non te credo, è una carità. Anche se, ora come allora, non sempre fila tutto liscio. Vero Pertini che aveva questa abitudine. Aveva telefonato all'ufficio del redattore capo, nessuno ci aveva creduto, Livornese, il quale, pensando che fossi io, gli disse: oh, vedi un po' di non andare a è un E questo è il grande Paolo Guzzanti, che nei prossimi giorni avremo anche in studio con forse una performance dal vivo delle sue celeberrime, cioè i celeberrimi scherzi. Ma Mancini, torniamo però sul piano della sicurezza. Diceva Tiziana Ferrario, colpisce questa discrasia che c'è tra la telefonata privata e quello che poi si racconta in pubblico. Beh, nella conversazione distinguere il timbro della voce con il tono. Il timbro è come la nostra impronta digitale, quindi il tono della voce è il momento fattuale con il quale si parla, è più un dato istintivo che il tono, da cui il tono prende corpo. Quindi io mi fermerei molto di più sul fatto che qualcuno può arrivare così facilmente al nostro Presidente del Consiglio senza che nessuno, senza che il controspionaggio italiano faccia qualcosa per fermare queste iniziative, che sono, a mio giudizio, esclusivamente di spionaggio verso l'Italia, come ho elencato quelle precedenti. Per carpire quello che è il nostro umore. Allora, Imarisio, sentiamo anche l'altro pezzo della telefonata, quella in cui Giorgia Meloni parla di Macron e del Niger, che è peraltro un vecchio tema che in campagna elettorale lei ha spesso utilizzato, la questione del Niger. Sentiamo.
Can I ask you something between me and you? Do you think what is happening in Niger, for example, is something against France? I see, yeah. Especially now. Anyway, I see that France is a bit pushing for kind of intervention. Yeah. But they have got other priorities, which are not migration in nations like Niger, as you know. So their point of view is not necessarily mine. I mean, yes, they've got uranium and they've got the FCA. Yeah. So they've got some priorities which are national priorities for France. Va bene, e anche qui in realtà entra nel merito di un dossier che è un dossier centrale, che è quello dei rapporti tra l'Italia e la Francia, svelando delle cose che in realtà, cioè la posizione di Meloni verso Macron era nota, che non c'erano rapporti così sereni. Qui però viene in qualche modo direttamente confermato a questa persona. Imarisio, l'idea era quella di far saltare un po' il rapporto atlantista che noi abbiamo costruito nel corso di questi anni, era questo il senso di questo scherzo? Ma tieni presente, e forse è un dettaglio che risponde anche alla tua prima domanda, alla domanda iniziale, perché hanno aspettato fino adesso a mettere in onda quella telefonata? Il titolo della trasmissione di ieri, andata in onda ieri sera alle 23.30, è La battaglia per l'Africa. Sappiamo gli interessi di Putin sull'Africa. Tra le vittime degli scherzi c'erano anche Pedro Sanchez, il ministro degli esteri danese, il quale per la verità mangia la foglia a un certo punto della conversazione. Ci sono elementi che poi, diciamo così, in questa pesca a strascico, che era centrata sull'Africa, sono uscite alcune gemme che oggi campeggiano sui principali quotidiani russi. Oggi la Komsomolskaya Pravda, che è una delle voci del Cremlino, titola sul fatto che Giorgia Meloni, adesso se avete pietà della mia traduzione letterale, mi ero salvato l'apertura del sito della Komsomolskaya di ieri, e diceva: i prankers Vovan e Lexus hanno persuaso la Premier d'Italia a dire la verità sull'Ucraina. Sottotitolo: Meloni, tutti i paesi europei sono stanchi della situazione intorno all'Ucraina. Hanno trovato in una conversazione che doveva essere sull'Africa, perché il titolo della trasmissione è sull'Africa, e le domande a Sanchez e al ministro degli esteri danese sono sull'Africa, hanno trovato, essendosi la Meloni si è lasciata andare evidentemente ad altre considerazioni, hanno trovato una gemma che oggi campeggia su tutti i principali quotidiani russi, perché dicono: vedete, abbiamo ragione noi. L'Europa non tiene sull'Ucraina, non sta tenendo, e la verità è che sono tutti stanchi. Questo è il dato. L'Africa non figura nei titoli dei giornali russi, non, diciamo così, interessa molto a Putin, ma l'opinione pubblica russa non interessa. L'Ucraina interessa molto. Mancini, un flash e poi torno. Purtroppo hanno trovato una gemma tra le parole della Meloni che adesso è tutto rivolto al mercato interno. Vedete? Certo. Vedete? No, ha fatto molto bene Marisio a ricordarci e a farci capire l'impatto che ha avuto in Russia questa telefonata, nonché probabilmente anche in Ucraina. Mancini, poi sentiamo ancora subito gli altri ospiti. È un pezzo di quella famosa guerra ibrida di cui lei ormai a lungo ci racconta e ci parla. Una guerra ibrida, però, dalla quale, questa è la domanda, è difficile proteggersi. Cioè, paradossalmente, da questi metodi, da queste astuzie, è difficile capire come ci si può proteggere. No, ci si può proteggere avendo un servizio segreto efficiente, capace e competente. Questo è l'unico metodo per difendere il nostro Presidente del Consiglio, per difendere l'Italia e per difendere gli italiani. Io ritengo, ripeto, che il nostro Presidente in questa fattispecie sia una vittima del sistema, di questo sistema che forse ha un vulnus molto forte. Applicare questo sistema che io descrivo credo che possa limitare molto i danni che i servizi segreti russi stanno tentando in tutti i modi da tempo, come ho detto, che stanno perseguendo in Italia.
Ma perché poi io immagino, tra l'altro, Maria Teresa Meli, che quando uno, forse anche Mancini su questo ovviamente può rispondere, chiunque, quando un capo di Stato ha un appuntamento telefonico con un suo omologo, con Macron, c'è un'agenda che ti dice, guarda, oggi i dossier sul tavolo saranno questo e quello. Certo. Non dico che hanno una scaletta come quella dell'area che tira, no, però avranno quasi un minimo di dossier, no, su quella che è la telefonata. O si improvvisa, no, non lo so, io poi magari alle volte dice no, è successo un casino, è arrivata la telefonata. Se c'è una telefonata improvvisa, se c'è un'emergenza, si sentono così, però normalmente, cioè, infatti mi stupisce anche questa telefonata, tu hai una telefonata col leader africano, c'è un dossier aperto, lei non avesse dei dossier e parlasse così a casaccio, perché poi, come giustamente Marco, cioè quella gemma che è stata trovata non è stata neanche cercata. Cioè, l'ha detta lei, è stata regalata da lei, e questo io trovo gravissimo. Perché è ovvio che c'è un problema su questa guerra infinita. Però, insomma, tu non è che lo sprattelli al primo leader africano con cui parli, che nemmeno conosci. Nel piccolo, io ricordo che quando il segretario del Partito Comunista girava l'Italia o l'Europa, andava a incontrare qualcuno, c'erano delle riunioni preliminari, se non ricordo male, in cui al segretario veniva detto, guarda, adesso lei andrà nella città di Padova, lì incontrerà nel piccolo o nel grande questo, questo e quello, i problemi di quella città sono questi. Ok, funzionava così una volta, no? No, c'erano i dossier dove avevamo l'informazione con chi parlavamo, quali erano le loro attitudini e che cosa dovevamo fare e proporre nella discussione. Poi naturalmente i segretari possono avere anche momenti di libertà, ce ne hanno, ma molto spesso possono anche fare dei ballon d'essai, possono anche cercare di stimolare l'avversario anche dicendo non fino in fondo quello che si pensa per vedere come risponde. Qui non è questo il caso, perché gli altri non interloquiscono mai sulla discussione, fanno solo domande. Lei doveva capire che quelli non erano dei, diciamo... Ah, certo, questo è un dettaglio centrale. Mancini, molto interessante che ci dice Occhetto. Da quella telefonata emerge... Ma non c'è dubbio, ma questo è il punto centrale. Io posso dire un'altra cosa su tutto, sì, brevemente? Certo. Lì, sì. Brevemente, ma tu sei un faro. Però io quindi... E tu vicino a Tiziana Ferrari. Vicino a me, sì, prego. Guarda, dai, prego, vieni qua. Okay. No, è chiaro che loro hanno fatto un grande scoop e un grande servizio per Putin. Io credo che noi non possiamo entrare nel merito, perché vuol dire che loro possono poi scrivere sui giornali. In questo rapporto a due si è trasformata in una mucchiata, in cui, badate bene, è intervenuto Occhetto, è intervenuto l'Aglia che tira, sono intervenuti giornalisti importanti, e il loro trionfo è pieno da questo punto di vista. Quindi da questo punto di vista stiamo molto attenti, perché se noi utilizziamo i contenuti della telefonata per dire su tutta la questione della guerra o avevo ragione io o avevi ragione tu, facciamo un errore clamoroso. Cioè dice facciamo il gioco loro? Facciamo il gioco loro. Intanto... voglio spezzare una lancia a favore della Meloni su un punto importante. Non c'è stato un fatto scandaloso che sarebbe stato per la comunità internazionale. Lei non ha detto io mi pento di aver mandato le armi in Ucraina. Sì. Quindi il dibattito italiano verteva su tutte altre cose. Invece io sono molto stupito che di fronte a una Meloni che dice bisogna fare la pace, bisogna fare delle trattative, e chi è che non è d'accordo su questo? E io ho delle idee che tirò fuori al momento, tutti i giornali oggi non intitolano sul punto fondamentale, aspettiamo le idee della Meloni sulla trattativa di pace. No, poi c'è un politico navigato come Achille Occhetto ci pone una questione. Dubito che il mondo sia aspettando le idee dell'Italia. Ora io sì, ecco, io appunto aggiungerei questo, perché vedendo quello che è successo... Il presidente del consiglio del mio paese mi dice guardate che io ho l'idea di... io voglio saperla, questa sì. Il resto della conversazione non ci devo neanche però entrare. Cambia la storia, perché se fino all'altro giorno si è detto sosterremo l'Ucraina fino a quando gli ucraini decideranno politicamente di continuare, politicamente assolutamente rilevante. Cioè, no, ecco, cambia io la storia, vorrei aggiungere un'altra poi Mancini, cosa perché, rispetto all'Italia, che io quando ho visto anche
l'effetto di questa telefonata e se rimetti quella diapositiva che avevate con tutti i titoli dei giornali. L'impatto sui giornali. L'impatto sui giornali. Cioè noi come Italia negli ultime due settimane, mi pare, siamo finiti sui giornali e per il caso Gianbruno con la Premier che comunque ha dovuto annunciare sui social la fine della sua relazione e adesso per uno scherzo fatto, chiamiamolo scherzo appunto, fatto dai... Ecco, vedi, qua ci sono tutti i giornali europei, The Guardian, Telegraph, Arab News, Reuters. Cioè, non è che come Italia in queste due settimane abbiamo fatto una gran bella figura per le idee che possiamo portare, ecco, quindi sarebbe interessante sapere se avessimo anche delle proposte interessanti per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente o quella in Ucraina. O se c'è una novità, appunto, come dice Occhetto. Il gong che ci fa vedere però anche l'ultima cosa che vi facciamo vedere, Conte ripreso dai giornali, dalla Pravda mi pare, se non ricordo male, prima della pubblicità, eccolo qua, questa è la traduzione in inglese della Pravda, in cui peraltro si cita anche l'ex primo ministro Giuseppe Conte. Pubblicità e tra poco ritorniamo, grazie. E allora 11:48 torniamo nello scenario a raccontarvi quello che sta accadendo in queste ore in Israele. In 400 con doppia nazionalità usciranno oggi da Gaza, notizia data pochi minuti fa dall'ANSA, oltre a 60 feriti, 100 sono già passati sui due pullman. Quindi ovviamente qui parliamo del valico di Rafah che torna ad essere protagonista, eccolo qui, questa notizia degli oltre in 400 con il doppio cosiddetto doppio passaporto. Ma su tutto questo c'è la minaccia di uno dei leader di Hamas che ieri, sentite che cosa ha detto. Israele è un paese che non ha spazio sulla nostra terra. Dobbiamo rimuoverlo perché per le nazioni islamiche rappresenta una catastrofe dal punto di vista militare, politico e della sicurezza e deve essere eliminato. Non ci vergogniamo a dirlo con forza. Dobbiamo dare una lezione a Israele, lo faremo ancora e ancora. L'alluvione Al-Aqsa è solo l'inizio, ce ne sarà un secondo, un terzo e un quarto. Allora, Ghazi Hamad che dice ci sarà un nuovo 7 ottobre, quindi insomma, nella visione di Hamas, come è ovvio evidenziare, non c'è nessuna intenzione di fare alcunché, nessun tipo di trattativa di pace. L'obiettivo è quello della distruzione di Israele. Francesco Semprini, che conosciamo come firma della Stampa da New York, si è trasferito in questi giorni a Tel Aviv. Che giornata è quella di oggi e soprattutto la grande attesa per l'arrivo domani del segretario di Stato americano Blinken, che incontrerà Netanyahu? Sì, io mi trovo in un quartiere di Lewiski, un quartiere popolato dagli eritrei ebrei, è un quartiere molto interessante perché questa guerra viene sentita molto anche da questa comunità. E ci siamo trasferiti qui, abbiamo parlato con molta gente, ma soprattutto siamo andati in giro in Israele nei giorni scorsi. Siamo andati ad Ashdod due giorni fa, dove c'era la distribuzione delle armi patrocinata da Itamar Ben-Gvir, che è il ministro certo della sicurezza nazionale dell'estrema destra. E non a caso, proprio quando lui stava arrivando, sono arrivati sei razzi dalla striscia di Gaza, cinque intercettati dal DOM, quindi dalla difesa antiaerea israeliana. Uno è cascato su un piazzale distante a un condominio, noi eravamo lì, cioè ci è arrivato fino al contesto e abbiamo raccontato in diretta quello che succedeva. E la sensazione è che Israele sia fortemente sotto attacco, che ci sia una sistematica azione da parte di Hamas per destabilizzare l'area, ma soprattutto che ci sia una sistematica risposta da parte di Israele per fare in modo che quello che è successo il 7 ottobre non passi in maniera impunita. Questo che cosa vuol dire?
vuol dire operazioni di terra mirati, come quelle che abbiamo visto soprattutto in questi ultimi quattro giorni. Scusami Francesco, ti sentiamo un po' disturbato purtroppo l'audio, vediamo di metterlo a posto. Ti volevo però chiedere, la sensazione che tu hai, e poi sistemiamo subito l'audio, è quanto potrebbe durare nella logica del governo israeliano questa operazione di terra? Che sensazione hai? A lungo, qualche settimana, qualche giorno? No, io direi diverse settimane, perché l'operazione massiccia di terra che si prospettava all'inizio non ci può essere, perché non ci sono le condizioni. Quindi ci saranno sicuramente operazioni mirate come quelle che abbiamo visto in questi ultimi quattro giorni, che andranno a colpire obiettivi delle teste di Hamas, cioè decapitare il serpente terroristico con operazioni mirate, tenendo conto che comunque l'America chiede la liberazione degli ostaggi. Quindi non ci sarà un'offensiva massiccia. Quello che abbiamo visto in questi giorni... sentiamo gli ospiti in studio e vediamo dalla regia di sistemare meglio il suo audio, perché altrimenti ne abbiamo capito il pensiero, ma insomma c'è un po' troppo rumore di fondo. Prima la valutazione di Occhetto e poi le colleghe giornaliste sul fatto. Lei che impressione ha? Lei ha conosciuto i leader, diciamo così, laici di quelli che sono stati, di quello che è stato l'OLP, di cui oggi ne esiste una, come dire, una piccola minoranza che governa la Cisgiordania attraverso l'anziano leader, il leader Abu Mazen. E qui siamo di fronte a un altro tipo però di leadership palestinese, che è quella di Hamas, un'organizzazione terroristica. Ma non c'è dubbio che c'è stato uno spostamento, slittamento totale nella questione palestinese dal momento in cui l'ho conosciuta io. Io ho fatto il primo viaggio, dopo appena eletto segretario del PDS, proprio in Israele e in Palestina, dove ho incontrato Peres da una parte e Arafat dall'altra. Era un messaggio, parlare con tutti e due e affrontare il problema dei due popoli e dei due stati. Con Peres ho affrontato il problema dello sionismo e ho detto una cosa che fu clamorosa allora, che sbagliava l'ONU quando condannava il sionismo come fatto razzistico, perché non capiva che era un movimento di liberazione nazionale in cui c'è la destra, la sinistra e il centro, come il CLN in Italia, e quindi andava valutato sul terreno. Quel terribile slogan di quegli anni che diceva sionismo uguale nazismo, lei è stato il primo a dire attenzione, perché il sionismo è un fatto positivo. Poi andai subito dalla parte di Arafat, sapeva di queste mie posizioni, non ebbe sicuramente nessuna contrarietà, e disse chiaramente che bisognava che l'Europa l'aiutasse a risolvere il problema. Ma la cosa interessante, la voglio dire, è che io andai da lui molto dopo, quando lui era già pessimista, lo incontrai a Gaza e lui mi si avvicinò durante il colloquio e all'orecchio mi sibilò: se l'Europa continua a non darmi un aiuto, dillo ai tuoi, io non riuscirò più a controllare intifada sempre più crudeli. Io dico questo perché potete fare i saggi che volete sulla questione. In questa frase c'è tutto il nucleo della questione che ci troviamo oggi di fronte. È tutta la responsabilità dell'Occidente, è tutta la criminalità che è ancora in corso, perché non si vuole affrontare seriamente questo problema. Biden, l'ho molto capito quando ha detto non fate i miei stessi errori, ma l'abbiamo capito che li hanno già ampiamente superati questi errori. Continuiamo retoricamente a accontentarci di questa frase? Riteniamo che il problema si risolve soltanto con la forza? Io ho citato in un mio articolo Gramsci, l'ho fatto non per vezzeggio, quando Gramsci diceva che accanto al momento della forza ci vuole il momento dell'egemonia intellettuale e morale. Israele sta perdendo l'egemonia intellettuale e morale. Il problema, Maria Teresa Meli... Allora, Israele è difficile che la perda, visto i suoi vicini, se il raffronto sono i suoi vicini. No, uno la perde per conto proprio, indipendentemente. Ma non la perde, ma scusami Achille, però una cosa. Allora, persino, persino Barak, stiamo parlando di Barak, cioè non di Netanyahu. Posso specificare la frase?
Netanyahu sta per, non gli israeliani, che sono da un'altra parte e la pensano gran parte come la penso allora, io. Il problema è che diciamo Barak, che tutto si può dire tranne che sia un amico di Bibi Netanyahu. Ma scherziamo, è stato... Ieri in un'intervista diceva chiaramente quello che è successo, perché la spiegava dal loro punto di vista, perché noi dobbiamo metterci dal loro punto di vista, non dal nostro punto di vista, che non capiamo quelli come si trova. Si è rotto il patto di fiducia fra lo Stato e i cittadini, perché noi non siamo stati capaci di difendere i nostri cittadini e c'è stato fatto un pogrom in Israele. E quindi non possiamo, non è una vendetta, l'ha spiegato, non è una vendetta, noi dobbiamo garantire la sicurezza dei nostri cittadini e finché c'è Hamas. No, poi Maria Teresa, siamo la di fronte alle minacce di Hamas, Hamas esatto, dice rifaremo un nuovo 7 di ottobre. Finché c'è Hamas, la sicurezza dei cittadini israeliani non è garantita, non c'è niente da fare, è inutile prenderci in giro. E Hamas non nasce per le colpe dell'Occidente, perché questa è sempre la solita visione della sinistra, tutto nasce sempre dalle colpe dell'Occidente, ma forse nasce anche dalle colpe di quei signori con cui tu parlavi, dell'OLP, che non hanno fatto niente, che erano corrotti pure loro, che invece di costruire le fogne si spendevano i soldi in altri modi. Sì, quello per c'è stato anche massa. Un tema sicuramente di classe dirigente. Pubblicità e poi lo riprendiamo perché il tema merita. Sembrini intanto da Tel Aviv, tra poco lo risentiremo. Tutti gli aggiornamenti dal TG La 7 con Caterina Bizzarri. Buongiorno. Buongiorno a te, Davide. Il telegiornale partirà naturalmente dalla guerra in Medio Oriente. L'ultimo bilancio parla di 242 ostaggi nelle mani di Hamas nella striscia di Gaza, mentre 400 persone, tra chi ha la doppia personalità e 60 palestinesi feriti, lasceranno in giornata Gaza attraverso il valico di Rafah. E poco fa il ministro della salute palestinese ha detto che sono 9.000 i morti palestinesi dall'inizio della guerra. C'è poi, per quanto riguarda invece la guerra in Ucraina, un'affermazione molto importante del capo delle forze armate ucraine che parla di guerra di posizione, fa riferimento in qualche modo alla prima guerra mondiale, siamo ormai arrivati ad uno stallo e di questo potrebbe beneficiare la Russia in qualche modo, che potrebbe ricostruire la sua potenza militare. È un'affermazione molto importante e delicata. Ma andremo anche a Milano, perché nel giorno in cui si ricordano i morti e cominciata al cimitero monumentale la cerimonia al Famedio, che è il Pantheon dei milanesi illustri, c'è anche Manzoni, sono stati inseriti 14 milanesi, ma c'è molta polemica sul posto che è stato riservato a Silvio Berlusconi. È stata fatta anche una petizione che vede tra i promotori la figlia dell'ex procuratore capo di Milano Borrelli. Poi naturalmente la politica, il maltempo, la cronaca. Vi aspettiamo alle 13.30, a te Davide. Bene, grazie. Mi verrebbe da chiedere subito un commento a Occhetto su questa polemica milanese del Pantheon da Manzoni a Berlusconi e se ne discute molto in queste ore, ma adesso magari poi glielo, se secondo lei ha un senso che il Famedio venga, riconosca anche Berlusconi tra i milanesi eccellenti, magari se vuole ci pensi un secondo. Se vuoi ti rispondo io, il Famedio, io sono milanese e quindi sono molto sensibile a questo. Penso che sia giusto mettere il nome di Berlusconi nel Famedio, perché intanto lì vengono inseriti tutti i nomi non solo dei milanesi, ma di delle persone che hanno fatto cose positive per la città. E quindi Berlusconi ha avuto una vita lunga, non è che è stato solo un leader politico, è stato anche un imprenditore, cioè ha un senso, quindi non credo che servano polemiche poi su questa cosa. Poi torniamo sulla guerra ovviamente, ma lo vuole fare un commento su Berlusconi? Vorrei tornare sulla guerra. Anch'io, perché avevo da dirti una cosa. Flash, rapidi. Abbiamo appena sentito al telegiornale. Anche perché si è data troppa importanza storicamente a Berlusconi, facendo un... lutto nazionale. Nella storia italiana rimarrà che due uomini hanno avuto il lutto, Cavour e Berlusconi. Questo è uno scempio della storia del nostro paese. Il lutto nazionale per Berlusconi. C'è da vergognarsi. I miei amici in Inghilterra, quando l'hanno saputo, dicevano: ma è una barzelletta di quelle che inventate voi, non ci credevano.
si arrabbieranno tutti, ok, te lo sa su questo. Prego, Tiziana. Sulla guerra, sì. Abbiamo appena sentito dal telegiornale che siamo arrivati a 9.000 morti. Allora io credo che per combattere Hamas forse ci può essere un sistema, un metodo migliore che non mescolare tutto tra Hamas e popolazione, quindi risparmiando anche i civili. Ieri il presidente Biden ha parlato di pausa umanitaria e il segretario di Stato americano domani è proprio a Tel Aviv e non solo, e anche l'altro giorno ha scritto finalmente di una pausa umanitaria. Quindi credo che sia indispensabile, per non far crescere una generazione di altri terroristi, evitare di continuare ad uccidere tutti questi civili palestinesi. E allora, pochi minuti fa, proprio alla trasmissione di Annalisa Chirico, che tra poco sarà con noi, Ping Pong Radio 1, il ministro Tajani, il ministro degli esteri, ha dato una notizia importante. Intanto la Chirico qui, tra poco ve la presentiamo. Speriamo che altri due italiani escano oggi dalla striscia di Gaza, lo ha detto poco fa il nostro ministro degli esteri. Un flash da Fuad Ruia sulle novità, così come le sta raccontando Al Jazeera. Sì, come sempre Al Jazeera si concentra sulla diretta di quello che sta avvenendo in questi momenti, in queste ore. Intorno alla città di Gaza da tre parti sono in corso attacchi aerei soprattutto, e in particolar modo oggi si registrano svariati attacchi con l'utilizzo di fosforo bianco, l'arma incendiaria proibita dal diritto internazionale. Le immagini sono piuttosto chiare, si vedono le strisciate in aria, ma si vedono anche i punti di impatto con questa sostanza incendiaria che non è possibile spegnere se non seppellendola. Come diceva appunto la collega, il Ministero della Sanità palestinese ha diffuso i numeri di oggi, che oltre al numero complessivo di 9.061 vittime fino adesso, specifica che 3.760 sono bambini, che 135 persone del personale medico sono morte, 25 ambulanze e 16 ospedali sono fuori servizio. Per quanto riguarda gli ospedali ancora in servizio, un paio hanno già dovuto smettere di utilizzare corrente elettrica perché non c'è più carburante per i generatori. E c'è anche allarme per quanto riguarda l'ospedale L'Amicizia a Sadaka, che è un ospedale fatto con fondi turchi, che è l'unico ospedale oncologico di Gaza, per cui c'è stato un appello diretto al presidente turco Erdogan perché arrivi un aiuto. Per quanto riguarda il discorso sul valico di Rafah, Fuad, su quello facciamo un focus a parte, rimani lì pronto che ci arriviamo. Nel salutare gli ospiti vi faccio vedere questo racconto che ci porta direttamente in Italia e non solo, con i nuovi episodi di antisemitismo cresce il fronte della guerra e in Italia intanto accade anche questo. Vediamo. L'assalto all'aeroporto del Dagestan con la caccia ai passeggeri dell'aereo proveniente da Tel Aviv non è purtroppo l'unico preoccupante segnale. Dal 7 ottobre, dopo l'attacco di Hamas a Israele, sembrano essersi moltiplicate le spinte antisemite che da sempre si muovono sotto traccia e che ritroviamo adesso invece in forma tragicamente tangibile. Nella notte tra il 30 e il 31 ottobre circa 60 stelle di David sono state dipinte sui muri del 14° arrondissement di Parigi per marchiare abitazioni e negozi. Il ministro dell'interno Darmanin ha riferito che sono 819 gli atti antisemiti registrati in Francia dal giorno dell'attacco di Hamas. In Italia, dopo il 7 ottobre, l'osservatorio antisemitismo ha registrato 42 casi, il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A Roma, negli ultimi giorni, sono state vandalizzate 4 pietre d'inciampo che commemoravano cittadini ebrei deportati nei campi di concentramento. Tra parole d'odio, insulti e minacce, preoccupa la crescita di casi nel mondo. L'ennesimo episodio si è consumato a Vienna, dove è stata data alle fiamme la stanza delle cerimonie ebraiche del cimitero centrale. Sulle pareti esterne sono comparse svastiche e la scritta Hitler. E allora ne parliamo e tra poco vi faremo sentire anche l'intervista all'ambasciatore iraniano in Italia. Benvenuta Annalisa Chirico, conduttrice RAI Radio 1, benvenuta. Andrea Romano, professore di storia contemporanea all'Università Tor Vergata, nonché autore del libro da PM Futura Umanità, storia della sinistra raccontata
eccolo qui, lo vedete, ai miei figli. Buongiorno Romano. Buongiorno. E poi Marco Tarquinio, Avvenire, benvenuto, e Alberto Negri, storico corrispondente di guerra, oggi firma del manifesto. Tarquinio, riapro da lei, perché ieri abbiamo assistito anche all'intervista al Santo Padre su Rai 1 in cui il Papa ha parlato del ritorno dell'antisemitismo. Beh, questo detonatore coincide esattamente con la questione della guerra contro Hamas. Tanto più si intensificano le drammatiche operazioni di guerra lì, tanto più cresce l'antisemitismo. Questo è l'ultimo dato della Fondazione CEDEC che dice più 100% tra il 7 e il 30 ottobre 2023 rispetto all'anno precedente. Che correlazione c'è in realtà? Poi anche uno storico come Romano ce lo può spiegare. Tra il Medio Oriente e l'antisemitismo. Un legame c'è perché è legato ai fatti di cronaca che sono sotto i nostri occhi, ai fatti atroci che sono accaduti a partire dal 7 ottobre, ma anche alla storia precedente. Però mi preme sottolineare un'altra cosa. Purtroppo l'antisemitismo in questo momento diventa più evidente agli occhi dell'opinione pubblica, di noi osservatori, ma è un fiume non più carsico da tempo in Europa. Ormai sono almeno due decenni che continua a crescere la pressione contro le comunità ebraiche. C'è stata una nuova emigrazione dall'Europa, da diversi grandi paesi, soprattutto dalla Francia, ma atti di antisemitismo sono stati compiuti e ci hanno fatto correre brividi lungo la schiena anche in Germania da parte di gruppi di estrema destra che trovano strani contatti con altre, strani ma poi non tanto, con altre forme di estremismo anti-israeliano, in questo caso più che anti-ebraico. Questo è il grande problema che sta davanti ai nostri occhi ed è la dimostrazione che le guerre, le ingiustizie, le violenze alimentano correnti di opinioni feroci dentro le nostre società libere e sulla carta liberate e ci riportano dentro gli incubi del secolo cosiddetto breve che ha alle nostre spalle, che è un secolo che non vuol finire. Purtroppo per questi rivoli d'odio che diventano poi fiumi impetuosi a tratti. Non vanno sopravvalutati, ma non vanno sottovalutati, perché quello che è accaduto a Roma, ad esempio per noi italiani, a pochi giorni dalla celebrazione triste, amarissima, dolente della deportazione dal ghetto, è qualcosa di insopportabile per la mia coscienza e per quelle dei tanti che non dimenticano. Però bisogna far ricordare di più, probabilmente. Alberto Negri, adesso tra un po' andremo a vedere anche le manifestazioni a favore della Palestina che si sono svolte in Italia, dove però lì, bisogna registrarlo, l'unico slogan che c'era era Palestina libera e nessuno parla più di due popoli, due stati, cioè anche in una parte di quella opinione pubblica lì, quello che abbiamo, tra poco lo vediamo, quegli slogan che abbiamo visto vanno in direzione completamente diversa. Ma vedi, io ho una proposta per il nostro paese. Vedete, questi rigurgiti di antisemitismo sono anche il frutto di un abisso di ignoranze tremenda. Più ci distanziamo dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale e più le generazioni ignorano quegli orrori. Facciamo una cosa. Mettiamo che un giorno si sospenda per un minuto almeno tutte le attività del paese per ricordare le leggi razziali del 1938. Forse la vergogna più orribile nella storia di oltre un secolo del nostro paese. Magari qualcuno si farà la domanda che cos'erano e che cosa hanno portato. Vediamo le manifestazioni pro-palestine, le commentiamo con Romano e Chirico. Annalisa Perla. Bambini morti in Palestina si devono vergognare, abbiamo un figlio di noi. Israele adesso quello che sta facendo è sta ripetendo quello che hanno fatto con loro, è un genocidio, quindi non è più una guerra. Israele però pagherà
caro non solo per ogni martire, ma per ogni lacrima versata da un palestinese. Come avrebbe dovuto reagire Israele, secondo voi, dopo i fatti del 7 ottobre? Ma forse non bisognava nemmeno arrivare ai fatti del 7 ottobre, forse dobbiamo parlare del fatto che sono decenni che il popolo palestinese sta in quella gabbia. Michal, tutto è cominciato il 7 ottobre. Noi ogni 2-3 anni subiamo questo genocidio. Allora la responsabilità di questa comunità internazionale e queste Nazioni Unite che non riescono a porre a Israele il rispetto delle sue risoluzioni. Stanno gridando per il popolo palestinese e Hamas è una parte del popolo palestinese che sta difendendo i suoi diritti. Quindi voi dite ha sbagliato il 7 ottobre, però in generale è comunque... Non ha sbagliato. Perché loro 17 anni sono chiusi là, 17 anni, non c'entra niente da loro, non entra niente, hanno ragione. Se qualcuno viene a casa tua e ti mena e ti calcia fuori casa, tu che fai? Noi sappiamo tutti che quando c'è una disperazione c'è l'integralismo, perché anche se oggi vanno a sterminare Hamas e non realmente riescono a mettere una pace giusta per il popolo palestinese, ci saranno tante altre mille Hamas. Vabbè, allora queste alcune, Romano, Chirico, cerchiamo di capire, perché se anche le piazze italiane si sono radicalizzate in questo modo e con persone che dicono no, Hamas rappresenta gli interessi legittimi di un popolo. Queste frasi sono incommentabili, ma non le confonderei con le piazze italiane. Ma non sono state prese di nascosto, questo ma ci mancherebbe, non conosco bene, certo. Dico sono incommentabili, come si fa a commentare chi dice che in fondo Hamas ha fatto bene, no? Non si può commentare se non dicendo che è una barbarie, però per fortuna io credo che sia la politica italiana che gli italiani nel loro complesso stanno dando una prova di maturità da questo punto di vista. La politica italiana, la politica che rappresenta gli italiani, quella che è il Parlamento, al 95% la pensa allo stesso modo e ha avuto una posizione bipartisan, cioè pieno diritto di Israele di eliminare Hamas, perché di questo si tratta, nessun paese può vivere con una minaccia come quella che Hamas ha realizzato il 7 ottobre e al contempo, proprio perché siamo amici di Israele, invitare Israele a rispettare il diritto internazionale nella ricerca della propria sicurezza. Aggiungo che c'è anche uno sforzo, a mio parere, molto meritorio degli Stati Uniti da questo punto di vista per costruire un contesto internazionale. Ma mi faccio dire qualcosa sull'antisemitismo che mi pare oggi, no, non oggi e basta, però insomma è necessario parlarne sempre e in particolare oggi. Ogni epoca ha il suo antisemitismo. Sono d'accordo con la proposta che faceva Negri, ci mancherebbe altro, ma il tema oggi non è le leggi razziali, il fascismo. L'antisemitismo ha varie incarnazioni, sia dall'epoca medievale, ma senza farla tanto lunga, è diventata negli ultimi decenni, c'è stato anche un antisemitismo anticapitalista, c'è stato un antisemitismo neofascista, non solo fascista. Cosa voglio dire concretamente? Che anche negli ultimi anni, se guardiamo a cosa è successo durante il Covid e al dopo Covid, dove c'è un complottismo che cresce, dove c'è la ricerca di un nemico oscuro che trama appunto alle spalle di noi, c'è sempre, prima o poi spunta sempre l'antisemitismo. Ora, nel movimento Novax, senza incolpare nessuno, c'è stata una grande recrudescenza dell'antisemitismo. Le cito due persone, questo candidato statunitense Kennedy, che ha un nome nobilissimo, ma che parente della storica dinastia, ma che è un personaggio, a mio parere, rivoltante, no? Quando ha detto, il Covid in fondo è stata un prodotto degli ebrei aschenaziti, ce lo ricordiamo? Cioè, si è tirato fuori questa roba degli ebrei aschenaziti. Pensiamo a Putin. Putin ha fatto un uso, anche prima del 7 ottobre, molto lucido dell'antisemitismo, e l'antisemitismo in Russia è sempre stato un elemento potente. Quindi, certo che c'è l'antisemitismo fascista, neofascista, ma c'è anche un antisemitismo, come ha detto benissimo il Papa ieri, nascosto, che riemerge in momenti come questi, e l'associazione tra la recrudescenza del conflitto medio orientale e l'antisemitismo è purtroppo una tradizione degli ultimi decenni, ma è un antisemitismo che va combattuto ogni giorno, anche se domani avessimo, come tutti speriamo, la pace a Gaza, l'antisemitismo non scomparirebbe, e per questo dobbiamo combattere il complottismo, per questo dobbiamo combattere chi dice che dietro c'è sempre qualcuno, per esempio, la finisco, Soros, no? Tutta la polemica su Soros, ha tutte le caratteristiche, caratteristiche classiche dell'antisemitismo, il cosmopolitismo, il grande maestro della finanza. Magari non lo sanno, quelli che fanno la polemica con Soros non sanno di essere antisemiti, magari non lo sono, però quel tipo di ragionamento politico è sempre la migliore fucina dell'antisemitismo. Certo. Annalisa Chirico, e poi facciamo un passo in avanti, vi facciamo vedere questa intervista esclusiva realizzata all'ambasciatore di Teheran a Roma.
Ma tra gli slogan che abbiamo ascoltato in Italia, ma anche in tanti cortei, in tante manifestazioni in Europa, c'è quello From the River to the Sea, quindi dal fiume Giordano al Mediterraneo, il che significa che molte di queste piazze concepiscono la questione palestinese come eliminazione dello Stato di Israele. Se facciamo un salto indietro nella storia, dopo la famosa risoluzione del 1947 che fissava la spartizione di quei territori, quindi due stati e il 56% di quei territori a Israele, nel 1948 nasce lo Stato di Israele e dal giorno dopo i paesi arabi attorno gli fanno la guerra. Quindi è una storia lunga che ha visto in una larga parte di quel territorio una non accettazione di uno Stato ebraico in quell'area. E l'antisemitismo è chiaro, siamo tutti contro l'antisemitismo. Dobbiamo capire anche come l'Europa può adottare degli anticorpi non solo culturali, ma io mi rifaccio alle parole di alcuni giorni fa di Henry Kissinger, che ha detto l'Europa oggi è fragile da questo punto di vista perché ha aperto troppo le porte all'immigrazione musulmana. La Francia ha un problema gigantesco, ospita la più grande comunità musulmana 6 milioni, in sì. Europa, ci sono quartieri oggi inaccessibili alle forze dell'ordine francesi, io ero a Parigi negli scorsi giorni e c'era una manifestazione peraltro non autorizzata, con slogan anche lì durissimi contro Israele, per non parlare di quello che è accaduto a Bruxelles, dove sappiamo insomma che in questi anni è diventata una centrale del terrorismo islamico. Quindi il tema, non vorrei poi citare il terrorista sempre di Bruxelles, l'ultimo che ha ucciso i due svedesi, che era sbarcato a Lampedusa nel 2011, quindi il tema è che controllare oggi le frontiere e chi entra in Italia è una esigenza non rinviabile anche per questo. Perché quando poi accogli comunità così numerose, così vaste, che in molti casi si riducono anche a segmenti difficilmente integrabili nella società italiana, anche per un tema culturale che non ci possiamo negare, poi ecco, quelle sacche di immigrazione diventano luoghi dove si radicano e si sviluppano anche sentimenti che non vorremmo mai più ritrovare. Interrogarci anche su come gestire tutto il fenomeno. Queste piazze, come quelle che ho visto sabato a Parigi, sono piazze piene di islamici, non c'erano molti parigini, ecco, c'erano un sacco di islamici con questo sentimento anti-israeliano e antisemita fortissimo nel cuore dell'Europa. Allora, quelle sono le piazze. Io adesso vi chiedo soltanto una brevissima pausa e poi però torniamo con la massima attenzione su una cosa. Un conto sono le piazze con la gente che urla degli slogan indicibili, un conto però sono gli ambasciatori, il corpo diplomatico, la rappresentanza dello Stato. Il nostro Francesco Magnani si è recato all'ambasciata di Teheran a Roma e ha avuto un lungo colloquio con l'ambasciatore di Teheran, che peraltro non parla italiano, parla solo il farsi, c'era un interprete, insomma adesso vi racconteremo alcuni retroscena su questo dialogo. Fatto sta che quella è la voce ufficiale di Teheran a Roma. Allora state incollati perché subito dopo la pubblicità vi vogliamo mostrare un estratto di questa intervista dove l'ambasciatore usa delle parole durissime nei confronti dell'Occidente e quindi anche nei confronti dell'Italia per la posizione che il nostro governo ha assunto. Allora l'ambasciatore di Teheran a Roma tra poco. Allora, vi dicevamo, il nostro Francesco Magnani si è recato all'ambasciata di Teheran a Roma e ha avuto questo colloquio con l'ambasciatore. Ve ne offriamo uno estratto, poi nei prossimi giorni manderemo l'intervista integrale, ma caro Romano, Chirico, Negri e tutti gli altri, insomma Negri poi conosce benissimo l'Iran, ascoltate bene le sue parole. Noi siamo disponibili alla trattativa, dice l'ambasciatore iraniano. Hamas ha annunciato all'Iran che è pronto a liberare i prigionieri civili e l'Iran è pronto a svolgere il suo ruolo in questa azione umanitaria insieme ad altri paesi. Naturalmente, la liberazione di 6.000 prigionieri palestinesi dovrebbe essere un'altra delle necessità e delle responsabilità della comunità internazionale. Allora, come vedete, molto pacato, tranquillo, non alza mai la voce, ma insomma ci dà una cosa che in realtà in parte era uscita, ma è una notizia importante. L'Iran, Negri, vuole avere un ruolo centrale nella questione della trattativa e chiede che vengano liberati tutti gli ostaggi, tutti i terroristi palestinesi, non li chiama così ovviamente lui, che sono nelle carceri di Israele. Ma è una cosa possibile questa? Beh, innanzitutto nelle carceri di Israele non ci sono solo terroristi, ci sono anche ragazzi molto giovani che non erano terroristi,
molte volte vengono fatte anche un po' di confusione in tutto questo. Marwan Barghouti, che è uno dei leader della Cisgiordania, non è un terrorista. E anzi viene indicato dagli stessi americani come una possibile soluzione, certo, per rafforzare quell'esangue potrebbe essere l'uomo del momento palestinese. Ricordava Romano che ha 5 ergastoli Barghouti, però sicuramente è uno di quegli uomini di cui si parla, per poterlo di cui si parla. Poi aggiungerei una cosa: è chiaro che l'Iran alza continuamente la posta perché in questa crisi l'Iran ha già portato a casa dei risultati diplomatici notevoli. Il deragliamento dell'accordo tra Arabia Saudita e Israele. Certo. Il fatto che capitali come Mosca e come Pechino si siano allineate sulla posizione di Teheran. Addirittura hanno spinto Erdogan a diventare lui sì un estremista schierandosi con Hamas. A questo punto gli iraniani stanno cercando, e si capisce dalle parole dell'ambasciatore, di cercare di tirare a casa il massimo dei risultati senza magari coinvolgere quegli Hezbollah, che in Libano sono una forza preponderante e che potrebbero scatenare un conflitto che in questo momento non mi pare convenga né all'Iran né agli Stati Uniti. Sediamo un altro pezzo e poi gli altri ospiti. Si sta lavorando dietro le quinte. Siccome ne abbiamo tre, andiamo rapidi. Vediamo il secondo passaggio dell'ambasciatore di Teheran a Roma. Sono passati 30 anni da quel piano. Vediamo dei risultati? Ciò a cui stiamo assistendo a Gaza è segno del fallimento di questo piano. Questo piano non può portare ad una pace duratura e porta ad un conflitto permanente. Negli ultimi 3 decenni abbiamo assistito ad un'occupazione strisciante nelle terre palestinesi. Il regime sionista ha commesso ogni tipo di oppressione e violazione dei diritti umani, senza considerare mai i diritti dei palestinesi. E allora qual è la soluzione per la pace? La proposta democratica e politica della Repubblica Islamica dell'Iran è il ritorno alla volontà dei palestinesi. Abbiamo esposto questa proposta anche alle Nazioni Unite, e cioè indire un referendum nella terra di Palestina, con la partecipazione degli abitanti palestinesi originari, musulmani, cristiani ed ebrei. Ciò che loro decideranno e sceglieranno deve essere rispettato. Beh, e questa è una sì, prego, Romano, tranquillo, Chirico, rapidamente vediamo poi l'altro pezzo. Io non sono affatto d'accordo con quanto dice Negri. L'Iran non ha già vinto una partita diplomatica. Proprio perché abbiamo, per fortuna, gli Stati Uniti, alla presidenza degli Stati Uniti, un presidente che crede, nonostante tutte le difficoltà, nella necessità di preservare lo sforzo multilaterale. La vittoria dell'Iran ci sarebbe stata se fosse saltato tutto il sistema del mondo arabo. Quello che abbiamo oggi di fronte è l'ennesima manifestazione di un conflitto tra l'Iran e il mondo arabo. Ricordiamo, l'Iran fa parte del mondo arabo, da sempre, lo ha ricordato l'ambasciatore, l'obiettivo di far saltare qualunque tipo di accordo tra Israele e parti del mondo arabo. E vuole adesso regionalizzare il conflitto, allargarlo anche al di là di Gaza, ed è importante per questo isolare non l'Iran ma qualunque tentativo di regionalizzare ulteriormente il conflitto. Da questo punto di vista io credo, magari è un auspicio velleitario, che la tragedia del 7 ottobre, la indispensabile ricerca della sicurezza di Israele potrebbero portare ad un grande patto regionale dopo la fine del conflitto, una sorta di dopoguerra. Paradossalmente da questa apparente incendiarsi del Medio Oriente potrebbe nascere una nuova stabilizzazione. Certo, è interesse di molti paesi arabi che Hamas venga neutralizzata, perché Hamas è una minaccia anche per tanti paesi arabi. Da questo punto di vista, lo ripeto, l'Iran non ha ancora vinto e non deve vincere la sua partita diplomatica. Questo dipende anche molto da noi, anche dal nostro sforzo di isolare quelle parti del mondo israeliano che ci sono, che anch'esse estremiste, suprematiste, puntano ad una guerra infinita. E vi voglio far sentire quest'altro punto, che è uno dei punti cruciali dell'intervista all'ambasciatore dell'Iran a Roma, in cui parla delle colpe dell'Occidente. Vediamo. Questo sostegno al regime sionista non è nuovo. Credo che i paesi occidentali ed europei, non condannando le azioni del regime sionista e tacendo sui suoi crimini di guerra, stiano in realtà spronandolo a commettere impunemente ancor più crimini,
ed a violare tutte le risoluzioni internazionali. Il viaggio di numerosi leader occidentali a Tel Aviv e le azioni emotive nei confronti degli occupanti nelle ultime tre settimane sono state lette dai leader del regime sionista come un via libera per il genocidio a Gaza. Beh, qui diciamo l'ambasciatore sta dicendo una cosa enorme, cioè come se l'Occidente fosse complice di tutto, quasi siamo dei nemici per l'Iran. Beh, noi oggi abbiamo mandato a Radio 1 un'intervista fatta da un altro dei capi di Hamas a Rai 3, un'intervista in cui, mandata in onda mercoledì, questo capo di Hamas diceva apertamente: l'Italia ha sbagliato insieme agli altri paesi europei a unirsi all'aggressione contro Gaza, perché appunto adesso si espone a rischi incredibili, quindi proprio ai limiti della minaccia del ricatto verso il nostro paese. La verità è che l'Europa, devo dire l'Europa in maniera non davvero armoniosa, perché l'Europa in questa partita non sta giocando non sta esprimendo una voce d'attore globale, ma i paesi europei, l'Italia in particolare, gli Stati Uniti chiaramente stanno facendo quella resistenza e quell'azione di opposizione indispensabile per supportare Israele. E dopodiché non possiamo mettere sullo stesso piano uno Stato democraticamente, peraltro un governo democraticamente eletto, con un gruppo terroristico. Cioè, io a volte quando sento parlare che Israele dovrebbe addivenire ad accordi con Hamas, mi domando davvero di che cosa parliamo. Così come penso che anche per dare una speranza ai palestinesi di Gaza, perché guardate, è importante ribadire che la questione palestinese non è la lotta di Hamas. Anche in questo caso le voci di un altro capo di Hamas nei giorni scorsi, che ha detto: a noi i tunnel servono per proteggerci, dei palestinesi si occupino le Nazioni Unite. Certo. La Hamas non lotta per la questione palestinese, Hamas lotta e fa l'intifada globale contro gli infedeli, vuole annientare Israele, ma la battaglia invece per i palestinesi ha bisogno di maggiori forze. Credo che liberare Gaza da Hamas e magari, non lo so, pensare a un territorio sotto l'egida delle Nazioni Unite o sotto la l'egida della Lega Araba, oppure con un allargamento dell'autorità nazionale palestinese che va sicuramente ravvivata nelle sue energie democratiche e politiche, penso che questo sia l'unico via d'uscita per dare ai palestinesi un destino che non può essere quello degli ultimi 20 anni di occupazione da parte di Hamas. L'assegnazione 9, intanto Via Jazeera ci racconta le immagini che arrivano in diretta da Gaza. Come sapete, Al Jazeera è l'unica emittente che ha i propri inviati sul territorio, ma un commento di Tarquinio però, direttore, te lo voglio far fare, perché diciamo, le parole che abbiamo sentito sono quelle di un diplomatico, cioè del rappresentante del governo di Teheran a Roma, quando dice che l'Occidente ha delle colpe e critica i leader europei che sono andati a Tel Aviv. Beh, ovviamente mette anche noi, mette anche l'Italia. Ti faccio sentire un altro passaggio dell'intervista, così mi commenti anche quest'ultimo, vai. Chi pubblica le informazioni inesatte sul mio paese? Sono i paesi occidentali che costruiscono e diffondono notizie false sull'Iran, notizie che non hanno alcun fondamento di verità. In Occidente esiste una sorta di dittatura dei media, però l'opinione pubblica in questi paesi comprende la verità. La morte di una giovane ragazza iraniana l'anno scorso è all'origine di tutto il clamore degli ultimi mesi. Mi domando allora perché la morte delle ultime tre settimane di 8.000 civili palestinesi, di cui 500 donne e 4.000 bambini nella striscia di Gaza, non ha suscitato protesta e indignazione nei governi occidentali. Tarquinio, mi verrebbe da dire che forse l'ambasciatore non guarda le trasmissioni televisive anche qui, che abbiamo il collegamento con Al Jazeera, ma non voglio polemizzare con l'ambasciata di Teheran, per carità. Non sia mai. No, esprime il punto di vista di un governo, di un regime che sappiamo bene non è tenero con i suoi oppositori, e se dobbiamo considerare le vittime potremmo allungare l'elenco delle vittime di questi mesi con quelli che sono chiusi nella tenaglia persino omicida del regime di Teheran per tanti versi. Quindi i problemi riguardano anche coloro che parlano da protagonisti quasi esterni apparentemente a questa crisi. Ma come è stato detto da Alberto Negri, credo che l'Iran abbia incamerato un risultato tattico di non piccolo momento, non strategico. La partita non finisce mai in Medio Oriente, come sappiamo bene. E però è chiaro che dal punto di vista di Teheran c'è un successo che è stato ottenuto. Attenzione però, quando noi diciamo che i morti
da una parte e dall'altra pensano in maniera diversa, perché le armi usate da Israele sono le armi di una democrazia e gli altri sono le armi di un gruppo di terroristi, compiamo una sottovalutazione molto grave, perché quello che è accaduto, ad esempio, nei campi palestinesi nelle scorse ore, è qualcosa che pesa enormemente sulle opinioni pubbliche globali. Tu dici tanto i fatti di Jabalia, tu fai riferimento ai fatti di Jabalia, abbiamo anche le immagini di Al Jazeera. E dal mio punto di vista, David, proprio perché si tratta di una grande democrazia, un piccolo Stato, una grande democrazia, Israele, pesano ancora di più da questo punto di vista. Dobbiamo stare attenti a come usiamo le parole. Una cosa devo dirla però, perché mi sento francamente da analista chirico su quello che ha detto a proposito dell'integrazione delle persone di origine araba, musulmana nel nostro continente. Ci sono minoranze non integrate, ma c'è una grande maggioranza integrata e dobbiamo stare molto attenti quando parliamo di questo, perché rischiamo con le parole di regalare a un fronte insopportabile per le propagande che fa e per i gesti che compie, la grande maggioranza di persone per bene che vive in mezzo a noi. È come se altrove dicessero che i cristiani, come stanno dicendo i fondamentalisti islamici, non possono più vivere in terre di antico radicamento, di nuovo radicamento. C'è una grande migrazione cristiana in Arabia Saudita e nei paesi del Golfo perché sono estranei e esterni. O la smettiamo e spieghiamo a tutti che il mondo è un villaggio globale dove dobbiamo vivere insieme, oppure fomentiamo correnti di intolleranza, di odio e persino di guerra. Allora, questa è la responsabilità di noi. Brevissima pausa, poi vi voglio far vedere con Andrea Nicastro, che è l'inviato del Corriere della Sera da Beirut, che tra poco sarà collegato con noi proprio da Beirut, l'intervista che ha realizzato al portavoce di Hamas, Ghazi Hamad. Allora vedremo immagini, interviste che Nicastro ha fatto e ne ascolteremo subito un passaggio, a tra poco in diretta da Beirut. Allora, pochi minuti e vi portiamo a Beirut, dove c'è l'inviato del Corriere della Sera, Andrea Nicastro. Ciao Andrea, buongiorno e grazie per essere con noi. Ci stai facendo vedere anche uno scorcio di Beirut. Tu in questi giorni hai incontrato il portavoce di Hamas, il temibilissimo Ghazi Hamad. Non ti voglio chiedere quanto complicato è stato, le guardie del corpo, insomma, immagino è una persona che si nasconde, no? È una persona che in questo momento, dicono, cambi alloggio ogni giorno per paura di essere intercettato dagli agenti del Mossad e dell'intelligence internazionale. Quindi grande scoop di Nicastro nell'averlo incontrato, e adesso vi racconteremo anche alcuni retroscena. Prima però vi vorremmo far sentire un interrogatorio che lo Shin Bet, il servizio segreto israeliano, ha fatto ad uno degli autori della strage del 7 ottobre, uno di Hamas. Vediamo questo pezzo di interrogatorio. Ti voglio fare una domanda. Uccidere i bambini è ammesso nella religione islamica? No. Cosa ha detto il profeta Maometto riguardo a questo? I bambini non c'entrano. Ti chiedo una cosa. Sei entrato con l'ordine di uccidere per ordine di Hamas. Qual è la differenza tra voi e l'ISIS? In base a quello che mi avete mostrato non c'è differenza. Nelle cose che mi sono state mostrate ho visto video peggio dell'ISIS, quelli che mi ha mostrato chi mi ha fatto le domande. Tuo padre e tua madre sono orgogliosi di queste azioni? Loro non sanno che sono parte di Hamas. Se mio padre mi vede mi uccide. Perché? Perché ho fatto queste cose. Allora, è questo, come dire, è anche uno spaccato di quelle che sono le biografie che stiamo provando a raccontarvi di questi miliziani di Hamas che sono resi responsabili dell'eccidio del 7. Ma andiamo subito a Beirut da Andrea Nicastro. Andrea, una prima domanda e poi vediamo l'intervista che hai fatto. Non se è stato complicato, perché è ovvio, ma insomma, dici in pochi secondi chi è il portavoce di Hamas e come si nasconde a Beirut? Di che coperture gode questo leader di Hamas? Ma lui fa parte del consiglio politico, è uno dei 16 suti, dei 20 che erano stati nominati, eletti all'interno di Hamas nel 2021.
ed è in Libano liberamente, ovviamente, perché il Libano riconosce Hamas e non lo considera una organizzazione terroristica. Lui è arrivato in Libano due giorni prima del 7 ottobre, dice di non sapere, che quando è arrivato non sapeva ci sarebbe stato questo attacco e che la decisione è stata presa dalla cupola militare, cosa ben possibile visto che Hamas è stata capace di nasconderlo anche sistemiamo il collegamento con Nicastro che avviene dentro la striscia di Gaza. Allora sistemiamo il collegamento con Nicastro e intanto vediamo l'intervista che ha fatto al portavoce di Hamas, che ci ha raccontato Nicastro è arrivato a Beirut due giorni prima del 7 ottobre. Vediamo. Abu Mazen è un uomo di pace, parla dei negoziati, del cessate il fuoco, ma non fa niente. Sta seduto al quartier generale, dice per favore aiutatemi. Ma da 10 anni Israele si limita a stringergli la mano e a parlare con lui. Queste persone sono disumane, brutali. Si sono convinte che io debba accettare l'occupazione solo per accontentare gli estremisti religiosi in Israele. E i palestinesi? Capisco il tuo punto di vista, ma non mi hai risposto. Se Israele cessasse qualunque tipo di occupazione, saresti disposto a riconoscerne l'esistenza? Questo tipo di domanda è una stronzata. È come se mi dicessi, se tu mi dessi $1 milione, cosa farebbe la gente di Gaza? E poi però il milione non me lo dai. Israele non darà mai nulla ai palestinesi. È così dal 1967, da 56 anni, e tu mi chiedi se Israele ti desse. Beh, applausi a Nicastro, perché diciamo, di fronte a personaggi di questo tipo, quando il leader di Hamas risponde questa è una stronzata, non c'è... Però ci dà uno spaccato interessantissimo. Quanto è durato il tuo colloquio con lui, caro Nicastro? Ma quasi una mezz'oretta, non aveva troppa fretta. Poi è vero quello che hai spiegato, che lui non dorme mai nella stessa casa. Ci hanno dato appuntamento all'ultimo istante, eravamo in un appartamento che non aveva alcuna insegna, era di un amico, di qualcuno prestato. Non vogliono essere rintracciabili, questo è evidente, come è giusto che sia, visto che il Mossad li cerca. Allora, commentiamolo un istante, perché queste parole del leader, del portavoce di Hamas, un leader politico, ci ricorda Nicastro, no? Quindi vanno... Mi ha colpito che dicesse Israele non ha dato nulla a Hamas nel 2005, ricordiamolo, cioè Israele si ritira unilateralmente da Gaza, l'anno dopo Hamas vince le elezioni e 2 anni dopo con le armi manda via i moderati dell'autorità nazionale palestinese, cioè voglio dire hanno avuto per 20 anni il pieno presenza in Gaza, potevano trasformarla in un'isola felice, mentre sappiamo purtroppo che in tutti questi anni, al di là dei capi di Hamas che vivono in una situazione molto comoda e serena in Qatar, ma la popolazione lì muore di fame e ancora in questi giorni vediamo che il carburante, per esempio, che dovrebbe arrivare ai palestinesi viene dirottato da Hamas perché serve per i generatori nei tunnel oppure serve per i lanciarazzi. Per scopo militare. Perché in questi 20 anni non si sono occupati di Gaza e questa è la domanda che andrebbe rivolta da Hamas. C'è un dettaglio però, Romano, no? In questa bellissima intervista, anzi rimandiamone subito un pezzo, in cui il leader di Hamas dice parole orribili, non tanto nei confronti di Israele che è normale, ma dell'autorità nazionale palestinese. Cioè sembra che uno degli altri nemici, la notizia che ci ha portato Nicastro è molto interessante da questo punto di vista. Ecco sì, sappiamo che da molti anni è in corso un conflitto per l'egemonia del mondo palestinese tra Hamas e l'ANP. Poi ci sono responsabilità, per carità, non dico divise equamente, ma anche da parte dell'ANP da questo punto di vista. Però Hamas non ha mai nascosto cosa vuole, lo ha scritto nei suoi documenti fondativi, lo sostiene, ha ripetuto, non so se in questa intervista altrove, che se fosse per lei ripeterebbe gli attacchi del 7 ottobre costantemente. Ma proprio per lo ha detto Nicastro, ha detto che gli attacchi del 7 ottobre... Ha detto che non c'è altra via che la violenza, proprio perché Israele dal loro punto di vista non risponde e non vuole la pace. Ma proprio per questo è importante che Hamas venga neutralizzata senza che Israele
compia a Gaza una carneficina violando le leggi del diritto internazionale che esistono. Proprio perché siamo amici di Israele, noi dobbiamo dirla questa cosa a Israele. Perché il futuro di quella regione, il futuro di questo conflitto, passerà anche dal modo in cui Hamas sarà isolata senza che il popolo palestinese perda la speranza nel futuro. Il popolo palestinese ha già fatto molti errori in questi anni. C'è un bellissimo libro, se non voglio... Samir Kassir, L'infelicità degli arabi, pubblicato... Kassir era un giornalista libanese, assassinato in Libano. E ricordava Kassir, ebreo, libanese, che è stato lo stesso mondo arabo a perdere tantissime occasioni, quella dell'ONU del 47, l'occasione dell'anno 2000 in cui Barak, premier laburista israeliano, offrì ad Arafat il pieno controllo di Cisgiordania e Arafat rifiutò in nome del ritorno a casa. È importante che il popolo palestinese non perda la speranza e non perda altre occasioni, ma questo spetta anche a Israele, che deve difendersi, deve neutralizzare Hamas, ma non può compiere contro il popolo palestinese una carneficina che non verrebbe perdonata. Nicastro, abbiamo un altro pezzettino, lo possiamo far ascoltare? Ancora l'inizio di quella intervista. Così c'è un punto che possiamo far commentare a Nicastro. Vai. Abu Mazen è un uomo di pace, parla dei negoziati, del cessate il fuoco, ma non fa niente. Sta seduto al quartier generale, dice per favore aiutatemi. Ma da 10 anni Israele si limita a stringergli la mano e a parlare con lui. Queste persone sono disumane, brutali. Si sono convinte che... questo è il giudizio di un signore che sta lì, che sostanzialmente non conta nulla. Secondo te, Nicastro, dalla tua conoscenza che hai di quelle zone, scoppierà qualcosa presto anche in Cisgiordania? Cioè ci sarà una rivolta nei confronti di Abu Mazen? Perché ad ascoltare l'intervento del leader politico di Hamas, beh, questo sembra. Descrive Abu Mazen come fosse un signore anziano lì, messo lì, che non conta zero. Lo è, ha ragione. Abu Mazen è screditato nei confronti della popolazione palestinese, è considerato corrotto, è considerato inefficiente, non è riuscito a fermare l'espansione dei coloni israeliani. Cioè, da questo punto di vista le parole purtroppo del leader di Hamas sono quanto mai veritiere. La concessione della sovranità dei territori palestinesi ad Abu Mazen è una concessione del tutto fittizia, perché Israele controlla l'80%, ha la responsabilità dell'80% dei territori dell'autonomia. L'autonomia è veramente sovrana solo nel 12% del proprio territorio. La Cisgiordania è sotto occupazione e non solo questo, c'è una costante espansione delle colonie ebraiche pagata e istigata dall'estremismo religioso israeliano, su cui il governo di Bibi Netanyahu si appoggia. Quindi da questo punto di vista purtroppo gli errori politici di Israele sono evidenti, errori se voleva avere un dialogo, se voleva riconoscere una interlocuzione politica con i palestinesi. Ci torniamo, grazie Nicastro, grazie agli ospiti. Subito dopo la pubblicità vi annuncio che c'è un grande ospite internazionale, forse uno dei più importanti accademici israeliani e non solo, Benny Morris, storico dell'Università Ben Gurion del Negev. Buongiorno professor Morris, grazie per essere con noi. In Italia... Good morning. Buongiorno, grazie a voi. Abbiamo apprezzato, ricordo soltanto, tra i suoi numerosi libri, Mossad, le guerre segrete di Israele, un assoluto bestseller internazionale, e l'altro famosissimo, Vittime, storia del conflitto arabo-sionista. Allora, con Benny Morris ripartiamo proprio dal Mossad, dal suo ruolo, da quello che ha rappresentato, quindi incollati, perché è veramente una delle più grandi figure intellettuali di Israele. A tra poco. E allora sono le 13, immancabile l'appuntamento con Paolo Sottocolonna, buongiorno. Buongiorno. Questa perturbazione che abbiamo visto arrivare da ovest è entrata, diciamo, in forze, perché già al nord ci sono precipitazioni molto estese e anche forti, ma è una struttura molto estesa, parte dal mare del nord, attraversa tutta l'Europa, l'Italia e poi arriva sul Mediterraneo occidentale.
estesa e, dicevo, molto forte. E soprattutto dietro a ovest non è tutto finito, non è che è passata questa, siamo tranquilli. Vediamo queste giornate. Oggi vedete che su gran parte del nord c'è una parte del Piemonte che resta un po' schermato dalle Alpi e quindi ha fenomeni meno intensi, ma sulle zone alpine, poi tutta la parte centrale e orientale del nord, la Toscana, poi parte della Sardegna, la Corsica, hanno fenomeni intensi e come vedete sono spesso estesi, quindi non sono fenomeni isolati. Poi sulle zone del centro le piogge restano, sul resto del centro restano moderate, ma ci sono. Al sud tendono a diventare piuttosto deboli. Domani questo maltempo si sposta verso sud-est, si va a centrare sulle regioni centrali e meridionali tirreniche, Sardegna e Corsica, ancora in parte Liguria e Toscana, Friuli Venezia Giulia, con delle schiarite sulle zone di nord-ovest. Vediamo a questo punto la giornata di sabato, il nucleo centrale del maltempo si è attenuato ed arriva sul basso Tirreno, lì con qualche fenomeno intenso, se no piogge non troppo intense, ma guardate, fra Alta Toscana e Liguria di nuovo fenomeni intensi e a nord-ovest si affaccia di nuovo un altro impulso. E a questo punto vi faccio vedere anche domenica per avere idea di che cosa succede. Vedete tutte le regioni centrali e meridionali con fenomeni intensi, il Friuli Venezia Giulia, parte delle zone occidentali, quindi è una situazione di maltempo che ha qualche pausa, qualche rallentamento, ma è molto intensa. In queste situazioni parlare di temperature più alte o più basse direi che ha poco senso, un poco scendono, ma il problema non sono le temperature. Grazie a Sottocorona. E allora, come detto, è collegato con noi il professor Benny Morris. Buongiorno. E benvenuto, il grande studioso, storico, esponente di spicco dei nuovi storici israeliani. In Italia la conosciamo per i due libri che ho ricordato, ma voglio partire da Mossad, Le guerre segrete di Israele, bestseller internazionale. In questi giorni, caro professor Morris, sui giornali italiani abbiamo letto l'intervista a Carmon, che è l'ex 007 che aveva avvertito Netanyahu dell'attacco, dice, insomma, le notizie, le informazioni c'erano, ma lui è stato cieco, ha agito tardi. Allora le chiedo, da storico e grande conoscitore del Mossad, che cosa è accaduto esattamente ai gloriosi servizi segreti israeliani? Cosa non ha funzionato? Well, it hasn't been investigated. Ancora non si è indagato abbastanza e non lo so. Quello che è chiaro è che i vertici israeliani, compresi i vertici militari, hanno mancato, così come nel 73, quando l'esercito israeliano è stato preso di sorpresa dagli eserciti egiziano e siriano che avevano attaccato Israele. Questa volta è stato Hamas ad attaccare, ma nessuno avrebbe pensato che fossero in grado di un simile attacco. E sul campo i servizi di intelligence hanno mancato, non sono riusciti a cogliere i segnali giusti. Senta, lei ha detto in questi giorni che questa crisi è la fine politica per Bibi Netanyahu e per il suo governo. Le voglio chiedere, ma in questo momento in Israele c'è l'opinione pubblica è comunque tutta compatta sulla necessità dell'intervento militare. L'opinione pubblica israeliana è unita sull'esigenza di distruggere Hamas dopo che hanno ammazzato circa 1200 israeliani il 7 ottobre, senza preavviso, senza provocazione in realtà, senza nessuna provocazione immediata. E il popolo israeliano è unito e compatto nel voler distruggere Hamas. Netanyahu non ha scelta. Anche se volesse fare qualcos'altro non ha scelta, ma fare quello che vuole la popolazione. Ma penso che la sua incompetenza, nonché il fatto che sia un leader corrotto, ma la sua incompetenza per quanto riguarda il 7 ottobre e i giorni successivi, quando il governo non è riuscito a rispondere in modo appropriato a quello che è successo, significa che il suo governo è finito, dovrà lasciare e il suo governo e la sua coalizione cadranno. Come succederà esattamente non è chiaro politicamente, perché loro hanno 64 seggi in un Parlamento di 120 seggi, il che significa che
dovranno dimettersi, ma è ovvio che sono talmente incompetenti che penso che il governo cadrà, deve cadere. Questo è interessante. Cadrà, ma non durante le operazioni militari. Quando pensa che questo possa accadere? E chi potrebbe essere il sostituto di Bibi Netanyahu? Well, the substitute is clear. It will probably il sostituto è chiaro, probabilmente sarà Gantz, il capo di uno dei partiti che si è appena unito al governo, diventando uno dei membri del governo di sicurezza militare che sta decidendo come dovranno svolgersi le operazioni militari. Il meccanismo esatto e la tempistica della caduta del governo non è chiara. Come ho detto, la coalizione al momento controlla ancora 64 seggi in Parlamento su 120 e serve una maggioranza per una voce di sfiducia per far cadere il governo e chiedere elezioni anticipate. Come succederà esattamente non lo so. Netanyahu è sicuro che cercherà di trascinare il processo per rimanere più possibile al potere, ma ci dovrà essere una commissione d'inchiesta alla fine della guerra. Non è chiaro neanche quando finirà la guerra, perché Israele adesso sta combattendo contro Hamas a Gaza. Questo potrebbe continuare per settimane, se non per mesi, ed è possibile che si uniranno anche gli Hezbollah a nord alla battaglia. Questo potrebbe estendere la guerra al di là di questi primi mesi e non sappiamo quando finirà la guerra, quindi. È possibile, secondo lei, professore, distruggere Hamas, come ripete ogni giorno nei suoi brief, nei suoi incontri con la stampa, Netanyahu? Cioè, secondo lei è un obiettivo militare che si può concretizzare in qualche modo? Yes, I believe it can be. It's a matter Penso di sì. Dipende dalla volontà dei soldati, dei loro comandanti di procedere, indipendentemente dalle vittime che subiranno. Dipende anche in una certa misura dagli Stati Uniti che consentiranno, daranno agli israeliani il tempo necessario per svolgere questa attività. Se lo faranno gli Stati Uniti, se appoggeranno Israele militarmente, fornendo le apparecchiature militari e con il voto del Consiglio di sicurezza dell'ONU, se questo tempo sarà concesso a Israele, io penso che in alcuni mesi ce la faranno. Anche se l'America cercasse di impedire a Israele di proseguire le operazioni, a un certo punto i generali israeliani non consentiranno a Netanyahu di interrompere le operazioni. Non ci credo. Senta, lei è uno degli storici più apprezzati in Israele anche per il coraggio che ha avuto nella ricostruzione che ha fatto, nella nascita dello Stato di Israele, dove lei non ha risparmiato critiche, ha analizzato i testi, insomma ha raccontato con grande obiettività quella che è stata la nascita dello Stato di Israele. Le voglio chiedere, oggi a Gaza è impossibile distinguere tra i sostenitori di Hamas e la popolazione civile? Cioè, al netto delle responsabilità di Israele che ci sono state nel corso degli anni, ma la situazione di Gaza rende complicato forse distinguere chi sta con chi? Yeah, no, you're right. The Hamas ha ragione, Hamas essenzialmente si nasconde dietro la popolazione civile, a bunker, delle stanze di controllo, depositi di munizioni sotto gli ospedali, sotto le scuole, all'interno delle moschee. E la stessa popolazione è in una zona molto affollata, Gaza City e tutta la striscia di Gaza è molto densa di popolazione. Quindi è difficile per gli aerei, per i soldati, distinguere tra i combattenti, i miliziani e la popolazione. La guerriglia può indossare uniformi di Israele, cammina in borghese e si nasconde, come ho detto, dietro i civili arabi, la popolazione locale. E adesso hanno anche 240 ostaggi israeliani che costituiscono anche scudi umani, presumibilmente per i vertici di Hamas. Insomma, è molto difficile separare le due cose e questo è il tipo di battaglia che i soldati dovranno gestire, cercando allo stesso tempo di non uccidere i civili. Allora, abbiamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi l'ultima domanda per il professor Benny Morris, se, e gliel'anticipo, la via dei due stati, due popoli è ancora percorribile. Brevissimo break pubblicitario e poi torniamo col professore.
E allora ci avviamo alla chiusura, professor Morris. La via dei due stati, due popoli è ancora applicabile, percorribile? Negli ultimi anni sono stato pessimista sulla fattibilità della soluzione a due stati. L'attuale guerra potrebbe aiutare ad aprire la strada almeno ai negoziati, se non a una pace tra Israele e i palestinesi. Lo dico perché Hamas è sempre stato l'organizzazione più estremista e si è opposta alla pace con Israele, chiedendo fondamentalmente la distruzione di Israele. Se Hamas sarà schiantata, almeno un ostacolo alla soluzione a due stati sarà stata eliminato. Grazie professor Morris per essere stato con noi. Linea al telegiornale. È stato un piacere, in questi grazie. Casi, shalom.